È finalmente il grande giorno, è mercoledì 6 di aprile, è il giorno della finale di Coppa Polesine. Lo scenario è quello della Marcona di Ceregnano, come d'altronde anche l'anno scorso siamo stati qui ospiti del Medio Polesine con questa che è la partitissima. Ci si gioca una coppa, ci si gioca una finale, finale secca. Io passo il microfono a Roberto Pizzoli perché abbiamo qui con noi due mister e vogliamo così sentire un attimino come hanno preparato la gara. Sì, naturalmente, un buonasera ai nostri telespettatori. È l'evento naturalmente di terza categoria dell'anno ed è la Coppa dove la Dige Cavarde ci arriva per la seconda volta consecutiva, tra l'altro già lo scorso anno era qua. Insomma, la domanda che è di rito presentando mister Soldà e chiediamo come arriva questa gara, come arriva questa gara oggi. Buonasera a tutti, intanto siamo molto carichi, la aspettiamo ormai da più di due mesi, da quando abbiamo vinto la semifinale. Abbiamo in testa questa partita, i ragazzi sono carichi, noi ce la giocheremo fino in fondo. L'organico è quello che ti aspetti, cioè nel senso gli giocatori sono quelli che la domenica scendono in campo, hai cambiamenti di modulo perché sai che affronti una squadra che hai giocato tra l'altro qualche giorno fa o no? Sì, siamo tutti disponibili, a parte il secondo portiere, un portiere che sono due si equivalgono, che è squalificato, per il resto ci siamo tutti, siamo in forma e proveremo insomma a prenderci questa coppa quest'anno. E ce la giochiamo. Mister Settari, intanto naturalmente i complimenti, arriva a questa finale tra l'altro da primo della classe nel suo girone, insomma uno scontro con il Bosaro fino all'ultimo minuto sicuramente, però si arriva carichi a questa partita. Ah, sicuramente è una finale, si arriva carichi con umiltà e speriamo di fare una buona gara dopo il risultato come in tutte le finali. E io dico che è un 50% a testa, non vedo una favorita, anche se domenica abbiamo fatto un buon risultato fuori casa, però penso che la finale è una partita che fa storia in sé. I giocatori e il modulo, gli stessi delle domeniche quando scende in campo? Ma noi oggi siamo un po' in difficoltà perché abbiamo squalificato e qualche acciaccato, speriamo bene. Bene, ringraziamo i mister, Salvatore naturalmente ci apprestiamo a raggiungere la tribuna della Marcona dove assisteremo sicuramente a questo spettacolo con un in bocca al lupo a tutti. A tra poco allora al pubblico di Prima Free, manca pochissimo all'inizio della gara, congediamo i mister, Roberto insomma una finale è sempre una finale, sono emozionato io, quindi insomma è giusto che i due mister siano veramente molto emozionati. Mancano effettivamente 10 minuti all'inizio della gara, adesso noi ci accomodiamo in tribuna e tra poco su Prima Free potete godere lo spettacolo della Coppa Polesine. Telecronaca affidata al sottoscritto Salvatore Binatti e Roberto Pizzoli, abbiamo Andrea Bergamasco per quanto riguarda la parte tecnica e poi Alessandro Brunello alla regia. A tra poco. Let's go to the beach, each, let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink, found a Bud Light. Bad bitches like me, it's hard to come by. The Patron, let's go get it down. The sound, yes, I'm in the zone. Is it two, three, leave a good tip. I'ma blow all of my money and don't give a shit. I'm on the floor. Yeah.
e la cornice della Marcona stanno per entrare in campo le due formazioni che si contenderanno la Coppa Polesine, naturalmente di terza categoria. In maglia bianco-azzurra il Frassinelli, in maglia giallo-nera quest'oggi è l'Adige Cavarzere, per due volte consecutive in finale di Coppa. La formazione veneziana se la vedrà con la formazione rodigina, prima in classifica nel girone di terza di competenza naturalmente polesana. La cornice della Marcona, dicevamo, un buon afflusso di gente, tanti addetti ai lavori per assistere a questa partita. Sentite gli applausi di sottofondo che sono tutti per i giocatori che in questo momento si stanno scambiando naturalmente i saluti di rito con la musica intonata dagli altoparlanti appunto della Marcona di Ceregnano. Salvatore, siamo pronti a partire? Siamo pronti. Tra poco Roberto Pizzoli vi darà le formazioni, le due formazioni dell'Adige Cavarzere e del Frassinelli, mentre le due squadre si stanno scambiando così i saluti. Allora, l'Adige Cavarzere scende in campo con la maglia giallo-nera, giallo-blu, mentre il Frassinelli, vediamo il capitano Fabio Braiato del Frassinelli, è stato nostro ospite diverse volte lunedì in campo, che sta consegnando il gagliardetto e stanno decidendo quale sarà la loro porta, la loro metà campo nel primo tempo. Quindi il Frassinelli in tenuta classica, quella bianca-azzurra. Direi, Roberto, confermiamo ovviamente che si parte tra pochissimi secondi, e io direi che possiamo andare con le formazioni, poi entriamo in cronaca diretta. Volevo ricordare un po' la storia di questa Coppa Polesine, però prima le formazioni. E sì, Salvatore, andiamo subito con le formazioni. Partiamo con l'Adige Cavarzere, che presenta Mister Soldà, presenta Menotti tra i pali, poi con il numero 2 Pavanello, poi Dainese, Perazzolo, Capitan Parisotto, Veronese, Bardelli, Tiozzo, Fontolan, Zoric e Belloni. A disposizione del Mister Quaglia, Visentin, Gennari, Zuriati, Longhin e Velloni. Mentre il Frassinelli di Mister Settari, con Sgardiolo tra i pali, poi Taffuro, Gavagna, Martinelli, Braiate, Crepaldi, Barros, Ovus, Munerato, Sicchiari e Berardinello. A disposizione Guidetti, Aggio, Fasco, Pesavento, Padovan e Forestan. Arbitra, e gli arbitri li dici te naturalmente, Salvatore, sono tutti della sezione di Adria. Sì. Allora, gli arbitri della sezione di Adria sono Cazzadore Diego e i guardialine sono Pavanati Matteo e Cotalini Riccardo, tutti della sezione di Adria. Esattamente, adesso si attende solo il fischio d'inizio, mentre la tribuna continua a riempirsi, insomma è un bello spettacolo veramente. Partiti quest'oggi, partiti proprio in questo momento, quindi si inizia a giocare con la palla subito tra i piedi dei giocatori dell'Adige, ma viene subito recuperata dal Frassinelli, che si porta sulla corsia di sinistra. Naturalmente vediamo che a fronte telecamera il Frassinelli gioca naturalmente da sinistra e da destra, scusate, verso sinistra, mentre l'Adige naturalmente da destra verso da sinistra verso destra. Vediamo che recupera subito la palla il Frassinelli. Frassinelli naturalmente, come dicevamo in precedenza, arriva e mette una palla filtrante subito per la formazione bianco-azzurra, il numero 7. Ed è palo, è Barros che calcia ben liberato dopo un'incursione di Berardinello, riesce a scheggiare il palo con il portiere dell'Adige, Menotti battuto. Una grande occasione subito in partenza nei primi minuti per il Frassinelli. Primo minuto, primo giro d'orologio, arriva subito il palo di Barros, ma sicuramente è stata una grande azione quella della formazione del Frassinelli, che si è svolta sulla fascia di destra e poi la palla arriva nella zona di competenza di Barros, colpisce a botta sicura, finisce sul palo esterno. Dobbiamo essere anche corretti nel dire che è un palo esterno quello colpito da Barros, ma è nel primo minuto di gioco la prima vera occasione di questa gara, che quindi si preannuncia gara dalle tante emozioni. È in questo momento l'Adige Cavarzere che si destreggia con il pallone tra i piedi, lancia nella zona dove c'è Fabio Braiato che libera, palla che finisce a Barros, Barros la controlla, mette giù la palla, si guarda attorno, lancia un proprio compagno
Bagno, è ancora il Frassinelli che cerca di andare in avanti, conquista palla l'Adige Cavarzer e riparte con il suo numero 7. Io volevo, mentre intanto le due squadre stanno giocando proprio queste fasi iniziali, fare un po' la storia della Coppa Polesine. Questa è la quarta edizione del torneo che sin qui ha sempre dato un grande esito alla squadra che vince la Coppa, perché non è matematico, ma c'è veramente moltissime probabilità di salire di categoria quando si vince il trofeo Coppa Polesine, perché si è la prima squadra ripescata nell'ambito poi dei ripescaggi, e in questi ultimi anni i ripescaggi sono stati veramente tanti. Allora, la Coppa Polesine compie 4 anni, quarta edizione, prima edizione vinta dal Medio Polesine, quindi dalla formazione che oggi ospita la competizione, la vinse davanti, se non sbaglio, al Rover di Cré. Poi l'anno successivo il Rover di Cré arriva ancora in finale, vince la competizione qui alla Marcona di Ceregnano, perché è il terzo anno consecutivo, tranne quando è andato in finale il Medio Polesine, non poteva giocare in casa ovviamente, è andato in finale di nuovo il Rover di Cré ed ha vinto la competizione davanti alla nuova Audace Bagnolo. L'anno scorso eravamo qui con le telecamere di Prima Free, la Lendinarese si è imposta sul Adige Cavarzer, che quest'anno ritorna in finale. Roberto. Esattamente, ci riprova l'Adige Cavarzer quest'anno, intanto che è proprio in fase d'attacco la formazione di Mister Soldà, che lotta con sulle palle. Abbiamo visto proprio prima di entrare in campo, abbiamo visitato gli spogliatoi delle due formazioni, c'è una visibile e palpabile tensione. Naturalmente è una finale molto importante, perché come diceva Salvatore giustamente, ci si gioca anche il passaggio di categoria, quasi matematico, visto cosa è successo nelle ultime stagioni, e quindi insomma vuol dire tanto. Oltre al trofeo, c'è sicuramente questo importante traguardo, mentre l'Adige che cerca di liberare la propria metà campo, ma riconquista la palla ancora una volta il Frassinelli e si porta sulla destra, si alza la bandierina dell'assistente di Cazzadore, credo che sia Pavanati in questo caso, e quindi si riprenderà con una punizione sui piedi della formazione giallonera, che adesso fa girare la sfera e prova a verticalizzare immediatamente. Attento comunque il Frassinelli, la palla ancora ai giocatori del Cavarzere, dell'Adige Cavarzere, vedono che duettano, entra in area ma libera Capitan Braiato, spazza via in gran carriera con l'incursione del numero 7 Bardelli, che era entrato in area, si riprende con una rimessa laterale. Vediamo che il giocatore dell'Adige in maglia giallonera, ricordiamo quest'oggi, vanno a duettare, siamo quasi sul fondo del riconquista la palla però Barros per il Frassinelli, la cerca di portare in avanti ancora una volta l'Adige, cerca di portare la palla in mezzo all'area, si lotta, un mischia ma libera ancora una volta il Frassinelli, che riesce a riconquistare la sfera e a calciarla in avanti. Insomma, un momento che tatticamente sicuramente non sta dimostrando moltissimo, le situazioni si studiano, anche se ricordiamo subito in avvio il Frassinelli molto ma molto pericoloso proprio con Barros. Roberto, allora io voglio ricordare i nostri partner commerciali che ovviamente ci consentono di essere qui questa sera, quindi un saluto lo voglio fare al centro di visioni e officina dei fratelli Campion dal 1960 a Rovigo, lo trovate in due punti a Rovigo, zona commerciale 13 Borsea 0425 471720, e poi trovate l'officina anche in via Anita Garibaldi a Rovigo, telefono per informazioni 0425 23 986. Salutiamo anche la distilleria Live Clapping, si trova a Cavarzere, musica dal vivo e si danza con la musica, la più bella musica discoteca, e anche pizzeria e ristorante la distilleria la trovate a Cavarzere. Poi salutiamo anche Greennet Computer, che trovate a Cavarzere in via Rossini 4, consulenze informatiche. Poi salutiamo e ringraziamo la pizzeria La Capricciosa, pizzeria da asporto. Tiro dell'Adige. Prova l'Adige dal limite dell'area, Salvatore, scusa se mi inserisco, con Belloni il suo destro sfiora la porta, difesa da Sgardiolio, insomma brividi per il Frassinelli e Cavarzerani che saltano cercando naturalmente di vedere la rete, un'occasione per parte sicuramente più importante quella del Frassinelli, ma l'Adige c'è e ha risposto l'Adige, quindi dopo qualche minuto all'occasione, è il quinto minuto quando arriva
il tiro di Vollono che mette qualche pensiero a sgardirlo. Andiamo a ricordare allora la pizzeria La Capricciosa, pizza da sporto e al taglio, che si trova in via Garibaldi 33 a Frassinelle Polesine, chiuso il mercoledì, ma comunque per informazioni 320 83 87 083. Allora, siamo al quinto minuto di gioco della Coppa Polesine, la quarta finale, quella targata 2016, stagione 2015-2016. Arrivano due formazioni, abbiamo già presentato ovviamente le due squadre. Ricorderei che la DJ Cavarzere si presenta da squadra che in questo momento è sesta in classifica, quindi è praticamente fuori dalla griglia playoff, sta puntando tutta la sua stagione in questa finalissima di questa sera per essere poi magari tra le squadre che il prossimo anno entreranno nella griglia del campionato di seconda categoria, mentre il Farsinelle arriva qui da capolista, ha superato proprio 15 giorni fa il Bosaro dopo la lunga corsa della formazione del Bosaro, però da dire c'è che il Frassinelle è sempre stato secondo a pochi punti. Arriva il calcio di punizione, batte direttamente verso la porta il giocatore del Frassinelle, palla alta controllata dal portiere Cavarzerano. Esattamente, quindi si riprende con una rimessa dal fondo, se ne incarica della battuta il capitano dell'Adige, Parisotto, mentre le due formazioni cercano di sistemarsi naturalmente nella metà campo. Continuano ad arrivare intanto tifosi e sportivi a vedere questa coppa che sta prendendo sempre più, assumendo più prestigio. Bisogna dare anche merito alla FGC di Rovigo, Salvatore, che sicuramente è un evento che sta assumendo una grande importanza, un rilievo notevole per quanto riguarda naturalmente la provincia di Rovigo. Ricordiamo, si parla di terza categoria, ma comunque è un evento sportivo veramente molto ma molto importante, Salvatore. Direi di sì, Roberto, veramente ogni anno cresce di livello questo torneo, un torneo che, come dicevi te, diventa sempre più importante. Io a colpo d'occhio vedo la tribuna piena qui alla Marconi di Ceregnano, poi dire quanto pubblico c'è, faccio sinceramente fatica, ma direi almeno 300-350 spettatori in questa finale di Coppa Polesine. Poi magari andremo a sentire anche i botteghini, effettivamente le affluenze, ma credo che vedere la tribuna piena sia di per sé un successo. Tra l'altro, tribuna piena che avevamo visto e riscontrato anche l'anno scorso. Se ti ricordi, Roberto, l'anno scorso abbiamo fatto anche la Coppa Padova e anche in quell'occasione abbiamo trovato veramente un contesto molto importante. Credo che la FIGC, le varie delegazioni, abbiano veramente fatto centro con questa competizione, che oltre a consegnare un trofeo di categoria oltre al campionato, quindi c'è questa Coppa Polesine che dà veramente lustro al calcio provinciale, e quindi insomma vanno fatti i complimenti alle delegazioni. Quarta finale questa sera di fronte l'Adige Cavarzere, che si ripropone dopo la finale dell'anno scorso, e il Frassinelle. In questo momento scocca il decimo minuto del primo tempo, è una punizione dalla tre quarti del Frassinelle, calciata e non trova alcun esito, finisce sul fondo. Si riparte con la rimessa dal fondo del portiere del Adige Cavarzere. Esattamente, insomma, si è giunti a questa finale, come dicevamo, molto importante. Il Frassinelle, dopo aver battuto il Baricetta, se non erro, mentre l'Adige, Salvatore, se mi ricordi, nella semifinale comunque aveva vinto in maniera sciolta. Sì, allora l'Adige ha vinto contro il San Pio non proprio in maniera sciolta, mi sembra di ricordare, in zona Cesarini, il gol al 90esimo, gol, la partita, palla in mezzo, Salvatore, sì, esce Sgardiolo e la ferra con la le mani sua. Allora, da quello che ricordo fu una semifinale a Cardiopalmo, mentre anche l'altra semifinale, che fu disputata contro il Baricetta, fu veramente una lotta per il Frassinelle che, come sapevamo, aveva i favori del pronostico. Ricordiamo che il Baricetta è nella zona medio-bassa della classifica e quindi a un certo punto ha puntato proprio la sua stagione probabilmente nel tentare di centrare la finale di Coppa. Diciamo che sì, qui abbiamo visto, ecco, parte il numero 1 della formazione del Frassinelle, viene fermato dal difensore e capitano dell'Adige Cavarzere, direi in grande stile, dal numero 5 Parisotto, che spegne l'azione, quindi azione che non diventa nemmeno pericolosa. Però sin qui abbiamo visto un buon calcio, Roberto. Sì, Salvatore, le due squadre si affrontano e vogliono tutte e due vincere, ed è quello, mi sembra che sia chiaro, e stanno dando veramente molto subito in questa partenza, non si risparmiano. Comunque
comunque anche una partita, devo dire, molto corretta fino a questo momento, perché devo dire, le due formazioni stanno affrontando veramente con lo spirito giusto, lo spirito sportivo, ma pur sempre battagliario ed agonistico, mentre l'Adige che porta palla in mezzo al campo, si va a cercare l'1-2, capitano Abraiato che arriva, capisce tutto, l'intervento in diagonale, spazza via e la palla esce fuori dal rettangolo di gioco, si incaricherà della battuta, della rimessa laterale Pavanello per l'Adige. Vediamo sulla corsia di destra, va a cercare il suo collega che cerca di mettere in mezzo, ancora una volta Abraiato che spazza via, era il numero 7 Bardelli che ha provato a mettere in mezzo. L'Adige prova spesso sulla corsia di destra ad allargare il gioco e poi ad accentrarsi per cercare gli inserimenti dentro l'area di rigore. Ancora una volta la palla in mezzo e questa volta è un compagno di reparto di Breato che spazza via, ancora l'Adige però che porta avanti la palla, siamo al limite dell'area, vediamo che cerca la battuta il numero 4 Perazzolo, ma la palla finisce tra i guantoni di Sgardiolo che può calciare verso, naturalmente la formazione delle Frassinelle si assesta naturalmente nella metà campo dell'Adige. Ecco la palla lunga, un giocatore delle Frassinelle, il numero 9 Munerato, che cerca di farsi spazio fra le maglie giallo-nere, riesce a portare a casa un corner che si incaricherà della battuta. Abbiamo visto che in tutti i calci piazzati fino a questo momento per il Frassinelli è Sicchieri che si incarica della battuta, le due punizioni, in questo caso il corner, sono tra i piedi del numero 10 in maglia bianco-azzurra. Vediamo naturalmente che le due formazioni si portano in avanti, la disposizione nell'area di rigore dell'Adige, ecco la palla in mezzo, arriva ancora una volta il capitano dell'Adige è Parisotto a spazzare via, ci riprova Sicchieri, la palla abbondantemente a lato della porta difesa da Menotti e quindi ancora una volta si riprenderà con una rimessa dal fondo. Catta il tredicesimo minuto e si riparte con una rimessa dal fondo da parte di Menotti, portiere del Cavarzere, che sta mettendo la palla nel punto di battuta, anzi sarà un suo compagno di squadra a rimettere in gioco il pallone. Quindi quattordicesimo minuto che scocca proprio in questo istante, ancora 0-0 tra le due formazioni, ma abbiamo visto almeno un'occasione ghiotta per parte. Proprio era il primo minuto che il Frassinelle andava a colpire il palo esterno con Baros e poi 5 minuti dopo è stato l'Adige Cavarzere che ha risposto con un tiro dal limite dell'area di Vollono. Sì, giustamente Salvatore. Mi sembrava Vollono, però al limite rettifichiamo. Esatto. È ancora l'Adige che si destreggia dal limite dell'area, sono i due giocatori che cercano di passarsi palla, ma si intromette il difensore della formazione del Frassinelle, palla tra i piedi del giocatore numero 8 del Frassinelle, ma riparte proprio l'Adige Cavarzere che in questo momento sta attaccando. Siamo nella zona d'attacco proprio dell'Adige Cavarzere, il numero 4 che prova ad incunearsi, non riesce, ribatte il Frassinelle, riparte proprio la formazione prima in classifica, c'è un fallo, si ripartirà quindi con un fallo in favore del Frassinelle che ha ravvisato l'arbitro, il signor Cazzadore della sezione di Adria. Roberto, volevo registrare anche la presenza del super tifoso cavarzerano, sai che noi abbiamo un amico a Cavarzere, lui segue di solito il calcio Cavarzere, quello che milita in prima categoria, ma è qui anche questa sera per seguire l'Adige Cavarzere, insomma dove c'è sport c'è Marco. Salutiamo il nostro amico Marco Nazzo che è qui davanti, Marco, a noi davanti a noi per seguire. Salutiamo con un grande abbraccio, dopo avremo tempo nel terzo tempo per stare anche un po' insieme. Sicuramente. Allora è ancora il Frassinelle che va sulla fascia di destra, salta il suo uomo, centra il pallone ma viene trovato dal difensore dell'Adige Cavarzere, riparte l'Adige ed esce dalla situazione di pericolo. È ancora l'Adige Cavarzere che questa volta va giù sulla sinistra, fischia ancora il signor Cazzadore della sezione di Adria, questa volta si riparte con un calcio di posizione in zona mediana del campo in favore dell'Adige Cavarzere. 0-0 ancora qui alla Marcona di Ceregnano quando scocca il minuto 17 del
primo tempo della finale di Coppa Polesine tra il Frassinelle e l'Adige Cavarzere. Roberto. Sì, Salvatore, credo di poter dire che le due formazioni si affrontano a specchio, un 4-4-2 per il Frassinelle di mister Settari, un 4-4-2 per mister Soldà. Ancora una volta una palla filtrante, però mette in difficoltà la retroguardia giallo-nera. E con il Frassinelle che può andare nel 2 contro 2, ma questa volta il numero 9 Munerato spreca male e calcia male la palla, che poi riconquista, ma ancora una volta l'Adige libera, dicevamo, gioca un po' a specchio i due mister con il 4-4-2 anche l'Adige, stavamo dicendo, e quindi insomma due formazioni anche abbastanza corte che cercano poi di verticalizzare velocemente, naturalmente per rubare il tempo ai difensori avversari. Cerca lo scambio il Frassinelli, arriva però il fischio del signor Cazzadore, si riprenderà con una punizione per i giocatori veneziani, vediamo in maglia giallo-nera, ricordiamo quest'oggi la DJ Cavarzere che si appresta alla battuta. Ecco il calcio di punizione del capitano Parisotto, la palla lunga viene intercettata da un giocatore, viene atterrato dal numero 2 del Frassinelle Tafuri, quindi ci sarà la punizione ancora una volta per l'Adige Cavarzere. Gara un po' spezzettata in questo frangente con diversi i fischi del signor Cazzadore, vediamo che si portano naturalmente in avanti i giocatori, le torri della formazione dell'Adige. Si appresta alla battuta il numero 6 veronese. Per quanto riguarda l'Adige Cavarzere, si aspetta il fischio di Cazzadore che arriva in questo momento. Ecco il destro, la palla bolina in mezzo, è un difensore del Frassinelle che cerca di liberare, riconquista la palla la formazione polesana che adesso sulla corsia di destra cerca di portare su la sfera, ma viene fermato con un fallo tattico, devo dire, da parte dell'Adige Cavarzere, quindi si riprenderà ancora una volta con una punizione mentre siamo sulla tre quarti campo della formazione del Frassinelle che si porta in avanti. Vediamo che sono Berardinello e Munerato le due punte, con in appoggio sulla fascia di sinistra per poi accentrarsi il numero 10 Secchieri, mentre sulla corsia di destra è Barros che in questo momento era partito sulla sinistra, si sono invertiti Secchieri e Barros con mister Settari che porta il numero 7 sulla fascia di destra, invertendolo appunto con il numero 10. Ecco la palla lunga del portiere del Frassinelle, la riconquista l'Adige, ma la fa suo ancora una volta il Frassinelle di forza, la porta via, riesce ad intercettarla però Veronese mentre si entrava nell'area di rigore della formazione veneziana. La palla finisce fuori, si riprende con una rimessa laterale con le mani Secchieri che cerca Munerato, che cerca di liberarsi del suo diretto avversario che in questo caso era Tiozzo. La palla finisce fuori e quindi si riprenderà ancora una volta con una rimessa dal fondo, e per onor di cronaca credo che la rimessa non la batta il portiere, perché come diceva mister Soldà prima della gara, per quanto riguarda l'Adige qualche problema muscolare per quanto riguarda il portiere, l'estremo difensore della formazione veneziana, e quindi alla battuta ci va spesso e volentieri, anzi sempre, i giocatori, i suoi compagni del reparto difensivo. Ecco il Frassinelli che cerca Munerato, nulla da fare, spazza via l'Adige. Salvatore, si gioca con una discreta intensità fino a questo momento. Certo, direi che le due squadre sin qui si sono equivalse, perché effettivamente vedo un Frassinelli che cerca di verticalizzare quando prendono palla i centrocampisti del Frassinelli, in particolar modo il numero 10 Sicchieri va sempre in verticale per cercare le due punte, probabilmente molto veloci e incisive già magari nelle fasi di campionato, ovviamente le squadre sono rodate, si conoscono ormai a memoria, e va a cercare proprio le due punte che si trova davanti nella parte offensiva del Frassinelli, mentre mi sembra più manovriero l'Adige Cavarzere che cerca con una serie di passaggi fitti di arrivare dalle parti di Sgardiolo e cercare insomma di portare occasioni pericolose alla porta proprio del Frassinelli. È ancora l'Adige Cavarzere in questo momento che si invola sulla
destra con il giocatore Zoric. Zoric è il numero 10 dell'Adige Cavarzer, mette al centro dopo aver saltato un diretto avversario e la palla finisce in rimessa laterale in favore dell'Adige Cavarzer, che si trova ancora in zona d'attacco. È Pavanello che rimette in gioco la palla, la dà Zoric il numero 10, la ritorna Pavanello, Pavanello va al cross, è Braiato che la spizza e riparte ancora il Frassinelle, Frassinelle che riparte con il numero 7 Barros, che ha cambiato la fascia di competenza, si è spostato a destra, aveva iniziato a sinistra il veloce laterale di Renzo Sateri della formazione del Frassinelle. Conquista una rimessa laterale, siamo all'altezza della zona mediana del campo, riparte ancora una volta il Frassinelle, cerca Barros ma non riesce a stoppare, ancora il Frassinelle comunque che conquista la palla, la